sbattertene le palle, devi sbattertene i coglioni, perché più fisse ti fai, più fisse inventi, più ne arrivano delle altre. Circolo vizioso, un cane che si morde la coda, continua a non approcciare quella perché ti senti un coglione, quando non ti senti un coglione perché devi tagliare i capelli, quando ti tagli i capelli perché ti guardano i tuoi amici. Continua a vivere la vita che vogliono gli altri, cazzo. Ma anche nel 2024 puoi conciarti così? Cerchiamo di capire in che modo abbattere l'ansia d'approccio, quest'ansia che ci fa costantemente inventare paradigmi sbagliati, ok? C'è una frase, per entrare in conversazione con una ragazza, non farsi percepire dei Superman, rimanere umani e umili, far decorare la conversazione, perché c'è questo trucco. Non vuoi partire con una ragazza, neanche in chat potresti partire con una ragazza, intanto sposto sta roba qua, con ciao possiamo conoscerci, perché? Perché tu stai chiedendo ad una donna, manco fosse la regina Elisabetta, se lei vuole conoscere te. Tu sei un ragazzo interessante, sei una persona sicura, non hai bisogno di chiedere a un altro se vuole parlare con te, cazzo. Possiamo conoscerti, fa schifo. Ci serve una frase diversa ed è questa. Ciao, so che è una cosa insolita, senti il tono. Ciao, so che è una cosa insolita. Peraltro sono abbastanza timido, senti anche le pause. Ciao, so che è una cosa insolita. Peraltro sono abbastanza timido. Però questa è una premessa che ti fa ottenere decine di consensi perché va a creare un animo umano, abbassa le barriere della ragazza e la sua snobbaggine e ti rende, so che è brutto da dire quanto siamo uomini, però ti rende tenero, ti rende tenero, un orsacchiottino tenero ai suoi occhi. Nonostante la timidezza, non si nasconde dietro a uno schermo, perché parliamoci chiaro, nel 2024 se non ti dai da fare dal vivo, la chat conta ma fino a un certo punto, perché è la parte dal vivo che ti autostima. E poi aggiungo il però ti va ad agganciare a quello che poi dovrai dire. Però mi è piaciuto il tuo stile, mi intrighi, però mi hai incuriosito, però sei molto particolare, però hai uno stile che mi ricorda X. E niente, volevo solo dirtelo. Posso garantirti, dici bene, ti diverti, sei tranquillo, otterrai decine e decine di consensi e farai partire la conversazione in una maniera stranaturale, come è giusto che sia. Se vuoi migliorarti con noi, ti basta scriverci in DM su Instagram o info@preloveracademy.it, consiglieremo il miglior percorso, autostima di miglioramento dal vivo, oppure altro, in base alle tue esigenze.